Inizio a presentarmi così poi arrivi tu, Angela. Allora, io sono Laura Molinaro, sono una psicologa del progetto Kick the Quarantine e oggi con la collega che dovrebbe arrivare, Che è già attendiamo. qua, solo che. Certo. E abbiamo pensato un po' di fare la diretta, quindi una modalità un po' diversa rispetto al solito a cui siamo abituati. E perché? Perché il tema di oggi è un tema che abbiamo voglia un po' di affrontare non come l'esperto della situazione, ma in modo molto dialogico e in modo un po' vogliamo chiedervi di raccontarci. E quindi allora abbiamo pensato un po' a una diretta che fosse il più possibile interlocutoria con voi e darvi la possibilità anche di interagire insieme a noi. Nel frattempo, la collega c'è? Angela? So mica. Io sento. Ah, ti sentiamo. Va bene, Angela, tu intervieni e interrompimi così almeno Con partecipi. piacere. Finché non ti si vede in volto, partecipi con la voce. Va Eri bene. arrivata a esperti perché ti stavo sentendo, comunque. Ok. Se vuoi presentarti anche tu. Questo lato oscuro della diretta invece è Angela Benedicenti e insomma questa cosa, sono un'altra psicologa nell'ombra, mettiamola così. Esatto. No, non so perché non parta il video, molto semplicemente. Va bene, allora il tema della settimana che vogliamo proporvi è l'amore. E per questo appunto dicevamo che non vogliamo essere le esperte della situazione, ma vogliamo che anche voi ci raccontiate un po' come sta andando e come è andata la quarantena nelle vostre relazioni d'amore. L'amore perché appartiene un po' a tutti, alla vita di tutti e bene o male, fa parte un po' delle nostre storie, delle vostre storie. Come psicologhe noi ci confrontiamo molto nelle nostre stanze con le storie d'amore, tra quelle finite, separazioni, ma anche vite di coppia, quindi le fatiche, magari la rabbia, la frustrazione, la delusione. Insomma, ci sono tante emozioni legate all'amore e al tema dell'amore. E l'amore in realtà è proprio un bisogno primario dell'individuo, significa proprio il bisogno di amare e di essere amato e quindi di costruire quella relazione profonda con qualcuno che poi ci fa sentire visti e riconosciuti per noi, per come siamo, per il nostro mondo interno, per la nostra interiorità. Questo periodo di quarantena però ha un po' scombinato le carte, ha un po' scombinato gli equilibri in tante storie d'amore. E ha rappresentato un momento di difficoltà per chi si è trovato magari nella stessa casa e improvvisamente è diventata un po' troppo stretta, un po' troppo piccola. Ha rappresentato anche un momento, talvolta anche forse di occasione per sentire anche la mancanza dell'altro e quindi sentirsi separati in qualche modo fa nascere il desiderio di ricongiungersi, poi di stringersi, di rivedersi e quindi fa rinascere un po' il desiderio anche dell'altro. Oggi vogliamo raccontarvi un po' di situazioni che noi abbiamo ascoltato in questa lunga quarantena e anche con l'avvicinarsi appunto del 4 maggio, c'è stato il 4 maggio, quindi siamo entrati nella fase 2, di questa quarantena e qualcuno si è visto, qualcuno non si è visto. Qualcuno poi si è visto, ma come? Non ci si può stringere, non ci si può abbracciare e questi sono forse elementi anche importanti in una relazione d'amore, soprattutto nel momento in cui non ci si vede per tanto tempo. E oggi quindi vogliamo un po' raccontarvi cosa stiamo sentendo noi, domandandovi un po' di raccontarci quali sono le vostre situazioni. Angela. Adesso forse.
dovrebbe arrivare anche la... Guardala qua, evviva! Sei arrivata nel momento giusto. Stupenda! Sì, qualcosa ho seguito, qualcosa no, perché cercavo di capire cosa stesse succedendo, però posso immaginare, insomma. Perfetto. Come la recuperiamo? La recuperiamo rispetto a... Potrei interrogare qualcuno per sapere cosa hai detto nel frattempo. No, ho fatto giusto il preambolo un po' sul perché abbiamo scelto l'amore e che cosa vogliamo ottenere da questa diretta, da questa settimana. Per cui noi stiamo raccogliendo tante storie relative un po' alle storie d'amore, ai racconti, e ci poniamo però un po' come in modo interrogativo rispetto alle loro storie, no? A chi vorrà condividere con noi le loro storie. Per cui ci siamo confrontate in questo periodo di quarantena con la paura e il timore di fronte a una relazione che in qualche modo deve essere alimentata, ma non si sa bene se, come, quando alimentarla, in una distanza che talvolta era un po' difficile da colmare. Sì, l'idea che ci siamo fatti è stata anche un po' dovuta al fatto che adesso, insomma, avendo aperto le gabbie del 4 maggio, ci siamo chiesti un po' come le viveste voi, no? Sostanzialmente, nel senso che era un tema che avremmo dovuto, sul quale abbiamo pensato la settimana scorsa, ma adesso forse è cambiato tutto, forse non è cambiato niente, forse ci si aspettava che cambiasse qualcosa. Per cui il pensiero è andato un po' a chi è in coppia, anche a chi non lo è in realtà. Per cui c'era anche un po' il pensiero su come si vive la quarantena, chi magari stava anche puntando qualcuno e alla fine il tempo è passato, no? Oppure abbiamo avuto anche come dire, dei racconti di ragazzi che la quarantena ha avvicinato, forse in maniera un po' prematura, quindi magari alcuni hanno cominciato a vivere insieme per un po' e la cosa ha funzionato, in altri casi non ha funzionato. Quindi ha colto tutti in qualche modo impreparati e questo forse è qualcosa che vorremmo un po' capire con voi, anche se siete riusciti a confrontarvi. Come si resta, no? Di fronte a una questione del genere, ci si trova anche soli, anche a non potersi poi confrontare dal vivo, che è anche un aspetto importante nelle Sì, relazioni, perché non tante sempre. volte ho riscontrato anche un po' la mancanza di condividere delle esperienze insieme, nelle coppie. In questa quarantena non ci si poteva incontrare per fare delle cose e allora c'era una percezione ancora più grande dell'allontanamento l'un con l'altro, non si A sapeva tanto cosa raccontarsi. volte sì, a volte capita che non riesci neanche più a renderti conto perché fino a quando condividevi delle cose, si parlava di quella roba lì, ma nel momento in cui c'è un po' il vuoto del contesto intorno, che si fa? Quindi è un momento in cui magari ci si può aprire a un'intimità un po' più, diciamo, narrativa in cui ci si racconta, oppure ci sono dei momenti in cui ci si rende conto che con quella persona a volte si sta anche bene fisicamente, ma poi di fatto a livello, diciamo, intellettuale, a livello cerebrale diventa un po' difficile sostenere una conversazione che non sia aggrappata a un contesto, aggrappata anche agli amici volendo, no? Quindi magari ci Certo. sono delle coppie che si sono ritrovate in una individualità fondamentalmente della quale non erano abituati, non erano capaci. E anche la gestione del conflitto è qualcosa difficile, no? Lontananza, a volte quando si bisticcia insieme, però poi ci si può anche prendere, brancare a livello fisico e dire va bene, adesso fermi qua. Insomma, mentre a distanza è tutto più complicato, tutto più appesantito dalle parole, soprattutto poi magari se ci sono la connessione che va e viene, ma anche semplicemente ognuno di noi la vive un po' come crede, per cui anche i puntini di sospensione o le faccine non sempre aiutano a capire bene di che cosa si sta parlando, insomma. Certo, anzi. Quindi Sì, poi sarebbe anche bello.
anche il conflitto tra generazioni, no? Mi è capitato di sentire che appunto ci sono ragazzi che hanno dovuto chiedere poi il permesso ai propri genitori per vedere rivedere il proprio partner, la propria fidanzata, il proprio fidanzato. E quindi cosa significa poi questa presenza che forse prima non si sentiva tanto, no? In una relazione di coppia, in una fase anche giovane. O quantomeno si poteva bypassare un po' meglio, Esatto, ecco. esatto. Invece in questo caso è tutto molto più concreto, molto più difficile, anche molto più da difendere sotto un certo punto di vista, no? Per cui il litigio verso i genitori, ma forse anche il litigio tra le coppie nel momento in cui chissà se è capitato a qualcuno di sentirsi invece un po' ricattato dall'altro, no? Quindi, che ne so, magari se tu mi ami dobbiamo vederci comunque, andando, neanche Giulietta Romeo hanno fatto tutta questa fatica sotto un Esatto. certo punto di vista, no? Perché non andavano contro le famiglie ma non contro le istituzioni, in questo caso invece, insomma, c'è un po' questo aspetto, c'è forse anche l'aspetto di richieste diverse, no? Che l'obbligo dell'online in qualche modo ha riportato, quindi anche al alcune persone possono essersi trovate a dover fare delle cose al telefono che non avrebbero fatto e quindi ho anche la paura, no? Se non mi vede più si dimentica di me. E quindi come faccio a rendermi sempre interessante? Come faccio a mantenerla questa relazione a distanza? Ci sono state tante cose che sono state viste, ecco. Quindi chissà loro. Esatto. Sì, noi non sappiamo bene gli effetti che ha provocato questa quarantena nelle vostre storie e nelle storie di tutti. Per cui siamo qui per riflettere anche insieme e darci questa settimana un po' come leitmotiv del nostro progetto per capirne qualcosa di più insieme. Per cui se avete voglia di raccontarci qual è stata la vostra storia? Cosa ha significato la quarantena in questa vostra storia, in questa vostra relazione? Potete commentare pubblicamente qui. Questa diretta diventerà poi un video nella nostra pagina. Quindi potete pubblicare i vostri commenti qua oppure potete mandarci una mail alla mail kickthequarantine@gmail.com. O potete mandarci un messaggio privato sempre qui su Instagram, potete continuare a seguirci anche su Facebook. Insomma, fateci sapere i vostri racconti oppure Vogliamo quelli se... in coppia, ma anche quelli non in coppia, eh? Quindi anche Esatto. quelli che sono contenti, perché almeno così stavolta non facevo niente neanch'io, ma così non fate niente neanche voi. Per cui, insomma, ci sono anche questi aspetti da vedere, eh? C'è un sottobosco di gente che vorremmo che si sentisse anche tenuta a mente, perché ce l'abbiamo in mente, ecco. Quindi Esatto. anche qui. E un'altra cosa che mi stavo dimenticando è l'hashtag Kick the Quarantine oppure Love in Quarantine per condividere con noi foto, pensieri, parole, insomma. Fateci sapere, va bene? Grazie Se e avete delle domande, siamo qua. a Tanto non presto. sappiamo rispondere, raccogliamo e basta. Va bene.